Trovati. In maniera del tutto inusuale questa puntata di persone. Eh, la comincio leggendovi un passo, un breve passo e poi si capirà perché. Dice meglio scrive: così vengo ordinato sacerdote il 24 giugno 2015. Quel giorno una parola di rito, uno sguardo penetrante del Vescovo suonarono come profezia. Conforma la tua vita al mistero della croce. Appena un anno dopo la storia di un giovane prete cambia. Primo luglio 2016 mia sorella Simona resta vittima di un attentato terroristico in Bangladesh, dove si trova per lavoro. Se dovessi raccontare quei momenti farei prima a chiedere ad un partoriente di descrivere il travaglio. Non solo le emozioni si torcono nel cuore di un giovane prete, ma è la vita stessa a cambiare forma. Mi trovo ad un bivio e non ho tempo per decidere. Mi lascio segnare da questa storia per leggere cosa Dio abbia da dirmi in un dolore così forte. Vi direi che ci sto ancora lavorando, ma con tanta pace. Bene, io sono lieto, davvero molto molto lieto di avere ospite in questa puntata di persone, d'altra parte eh, così fatta cadere proprio nella settimana di Pasqua, il giorno di Pasqua, eh, di avere ospite Don Luca Monti. Don Luca Monti che ringrazio immensamente per aver avuto la sensibilità, la squisitezza di accettare il mio invito, eh, non tanto per questi ricordi, ricordi strazianti, ma anche perché Don Luca Monti è uno che fa il sacerdote a tempo pieno, ma proprio talmente pieno che di tempo a disposizione non ne ha. E infatti per poterlo raggiungere telefonicamente ho dovuto lavorare non poco. Don Luca, grazie ancora per aver accettato il grazie mio invito e mi perdonerai se ho cominciato con questo episodio straziante, una sorella uh, assassinata, una sorella morta in un attentato terroristico, lo ricorderete, a Dhaka nel Bangladesh il primo luglio del 2016, ci furono 22 vittime, tra le quali uh, 9, 9 persone italiane e tra queste persone c'era... Simona, non soltanto Simona, c'era dentro eh, la pancia di Simona eh, quello che sarebbe stato il tuo nipotino. Eh, perdonami se riapro questa ferita, ma le cose che tu hai scritto nell'appunto che ti ho chiesto eh, sono talmente, oltre che strazianti, profonde, così profonde. Ecco, come lo hai risolto, eh, Luca? Posso chiamarti Luca senza il donna? Ti spiace? Va bene, è più Sento fraterno. Più è più fraterno. Ecco, è anche più fraterno. Come. Immagini di risolvere questo tormento interiore che ti porti dentro, dietro da ormai circa tre anni, come riesci a risolverlo, come riesci a comporlo con la fede, cioè il dubbio, scusami se te lo chiedo, poi parliamo delle altre cose tu, eh? poi parliamo come eh, da bambino che, che, che cosa non facevi, perché questa vocazione tua antica eh, risale a quando eri, eri proprio bambino-bambino. Come stai tentando di ricomporre eh? la tua pace con Dio? Perdonami se te lo chiedo, eh, ti parla d'altra parte, posso dirlo? Un atio in cerca di fede, quindi eh, chissà che non ci riuscirai tu magari un giorno. Innanzitutto la, la ringrazio, direttore, no, di direttore questa tu. opportunità. Ti ringrazio eh. Eh, perché, come ci siamo detti anche poco prima, questa occasione di stare con voi in qualche modo del tempo che regalo anche a me stesso per pensare alla mia storia. Ci sono domande come questa che mi poni che non sono domande con cui mi sveglio al mattino. E, in effetti, in qualche modo, il cuore è come se mi obbligasse a guardare in faccia la realtà. Mi descrivo però come una persona serena che sta cercando di fare riconciliazione con la sua storia con tanta pace, con tanta serenità. Io credo che la fede sia alimentata dall'inquietudine. Quindi, se l'inquietudine ci mette sullo stesso piano, o siamo atei insieme oppure siamo ambedue credenti. E, e mi piace pensare questo perché, leggendo, e leggendo molto, eh, recentemente mi sono imbattuto in una frase molto bella di un certo Luigi Verdi, anche lui sacerdote e scrittore, il quale, seguendo dei genitori che hanno perso i loro figli, immagina un dialogo con Dio, tra questi genitori e Dio, nel momento in cui anche loro eh, incontreranno il volto dell'Eterno e Dio chiederà perdono per tanto dolore. E la domanda è, voi perdonereste Dio per questa storia di trauma e di dolore? Allora io mi immagino come se dovessi incontrare lo sguardo di Dio e la fede in questo senso per me significa abbandonarsi ad una, abbandonarsi ad una pace che nel mio caso è dettata dal fatto che Dio riesce a trarre vita soprattutto dalla morte. Quindi questo al momento è ciò che sta alimentando e dando coraggio anche alla mia ricerca interiore di, di riconciliazione. Certo, senti, già che mh, capita questa, questa nostra chiacchierata, perché poi di una chiacchierata si tratta, non è un'intervista, non è un esame assolutamente, eh, capita a Pasqua, in questi giorni di Pasqua, me lo spieghi e ce lo spieghi... Eh, anche alla luce di questa esperienza tua straordinariamente dolorosa, ecco, ce lo spieghi il senso della Pasqua? Eh? Sì. Non una predica però, eh, no, guarda, no. Guarda, <ride> ti, ti prego, di prediche... Di di prediche immagino molto bene. Eh, siamo, di prediche non soltanto, di, di, di prediche anche politiche siamo pieni, no? Ti sì, vorrei una sì, cosa sì, tua, proprio sì. un'interpretazione tua. Innanzitutto mi sento invitato qua non per fare la predica di Pasqua, questo lo capisco molto bene, però partendo appunto dalla mia vita vi potrei dire che Pasqua significa un salto, significa un passaggio e, ed è chiaro che Dio fa risorgere la vita dalla, dalla terra, dalla morte. E noi abbiamo le nostre paure fondamentali. Le nostre paure quali sono? Sono il fatto che il nostro destino si sava incontro alla morte, quindi dalla vita biologica in qualche modo alla cenere. Per noi cristiani è tutto l'opposto, è dalla cenere che nasce poi la vita. E credo che questo sia qualcosa di quanto più rassicurante perché c'è un al di là, un oltre che richiede chiaramente di, di, di lasciarci fare in un, in un salto verso, verso la luce che eh, noi sperimentiamo in qualche modo soprattutto nei momenti di dolore. Questa è la mia testimonianza. Certo, ed è una testimonianza come immaginavo molto molto profonda. Senti, devo tornare soltanto un attimo a, quella, a quel giorno, a quel maledetto giorno, perdonami se uso il maledetto del 1 luglio 2016 lo ricordo soltanto a me stesso e ai nostri telespettatori eh, queste 22 vittime innocenti tra cui appunto tua sorella eh, furono sottoposte ricorderete quelle scene in televisione eh, veramente, veramente assurde furono sottoposte alla prova del corano cioè una prova quella sì di cinismo indescrivibile da parte di questi assassini io mi limito a chiamarli assassini forse anche e chiamarli terroristi non dà il senso, assassini. Come, come, ecco, ancora qui Don Luca, io non voglio assolutamente riaprirti ferite, però è la tua forza che è talmente straordinaria che credo che parlandone trasmetti un messaggio davvero di vita, di speranza, di grande speranza. Sì, eh, la maggior parte della sofferenza che sta nel cuore è un'energia che in qualche modo noi stessi dobbiamo decidere di coinvolgiare in qualche cosa di buono. Il ricordo di quei momenti, chiaramente dal punto di vista emotivo, è tragico, no? però mi consola, anzi mi dà certezza, la consapevolezza del fatto che eh, rispetto a tutti gli altri attentati terroristici. In questo caso non c'è stato uno scoppio di una bomba, eh, non c'è stato un aereo che viene dirottato. E, la scelta del, dei versi del Corano eh, significa che questo attentato è stato essenzialmente mosso contro i cristiani. Quindi se è un attentato in odium fidei lo chiamerei un martirio. Considerate che io sono sacerdote, ho la consapevolezza di avere una sorella martire, e questo pensiero, devo dire la verità, mi salva il buon 70% di quello che per un essere umano senza fede potrebbe essere la più pura disperazione. Ecco. Bene chiudiamo questo capitolo. Adesso io vorrei cercare di raccontarvi, eh, naturalmente con il suo aiuto, perché è lui il protagonista, cercare di raccontarvi, eh, Luca Monti. Ecco, questo a 32 anni, soltanto 32 anni e, e le esperienze che hai vissuto, queste esperienze anche insomma è come se tu avessi già campato tre secoli, una, una vita straordinariamente lunga, no? Eh, Luca, ma quando ti accorgi che da grande avresti fatto il sacerdote, ecco generalmente i bambini sognano altre cose, no? Chi che sogna di diventare un grande ingegnere, uno scienziato, un attore, un cantante, tu invece... Da subito praticamente, io, no, io faccio il sacerdote, tant'è vero, perdonami, scusami, che eh, le pareti di casa tua, eh, quello che mi hai raccontato, eh, diventavano proprio l'oggetto de, de, dei sì. tuoi giochi da bambino, che giochi erano? Sì, disegnavo croci sulla, sui, sui muri di casa distruggendo chiaramente la carta da parato, questo non faceva immagino molto piacere a mamma e papà. Eh, mio padre mi diceva sempre Luca ma perché non vai a giocare a pallone come fanno tutti gli altri? Io che sono sempre stato un, un bambino e un ragazzo molto sereno, come del resto anche un giovane prete sereno anche in questo momento, non sentivo questa attrazione particolare per quello che secondo me era qualcosa di comune, quindi piuttosto preferivo andare sempre alla ricerca già da bambino di un'alternativa, di qualcosa che sapesse di mistero, che mi mettesse... E mi risolvesse qualche dubbio e andavo ben volentieri a vivere la vita parrocchiale. Quindi la mia vocazione nasce intorno all'altare, essenzialmente, accompagnato da una figura di parroco, che sono quelle figure di preti che quasi non esistono più, gli uomini con la talare eh, all'antica, che riusciva a celebrare la mia vita. Uso questa espressione per dire, era un uomo dallo sguardo profondo, aveva il carisma, si chiamava Don Carlo, di riconoscere in me la sensibilità e i segni di un bambino chiamato alla vita di Dio, chiamato appunto al sacerdozio. Certo, non è che col tempo io ho sempre conservato eh, la, lo stesso entusiasmo, perché sono anche stato un adolescente che, che cresce, che si mette in dubbio, che si allontana come tutti gli altri. Però se devo dire la verità, i miei compagni di scuola venivano ben volentieri a giocare a casa mia, perché a casa mia si giocava che si giocava, però prima si giocava ad esempio a dire la messa e poi a tutto il resto. Quindi tutti partecipavano a questa pseudo funzione <ride> che celebravo e poi dopo si giocava chiaramente a tutto quello che era possibile. In chiave comica, perché tra le cose, tra i ricordi più belli della mia infanzia, anche della mia giovinezza, anche se sono giovane è chiaro, è stata l'esperienza del teatro e quella vena comica che mi rendeva già a scuola il protagonista delle imitazioni delle, della preside ad esempio dei professori de, della maestra del maestro del parroco che mi rendeva una persona solare ed è stata un'esperienza molto bella ecco sì, io dopo, dopo, dopo vorrò chiederti se eh, con i tuoi con i tuoi ragazzi no? con, anche perché da quello che, che, che ho letto a, hai, hai praticamente una settimana che, eh, scusami non per ironizzare, ma una settimana di passione continua, cioè tu stai lì in chiesa davvero a fare cose straordinarie. Poi ne parliamo. Eh, volevo, soltanto, eh, volevo soltanto ricordare, mh, non l'ho detto prima, che tua sorella Simone, vittima di quell'attentato terroristico, aveva soltanto 33 anni. Sì. Era. Senti, ripartiamo un attimo dalla tua famiglia. Eh, tu hai un'altra sorella. Sì. Un sorella che si chiama Susanna sì. e eh, lavora in ospedale sì. ecco, come questo lavoro in ospedale? è una cosa di famiglia? Cioè, eh, è, una, è una continuazione della, di qualche esperienza di famiglia? mi pare che il tuo papà lavorava mio in ospedale papà, mio papà lavorava in ospedale all'accettazione e vi racconto questo episodio papà a sera tornava sempre arrabbiato a casa e io un poco ci soffrivo eh, perché chiaramente un bambino ha l'esigenza di... Questo accadeva, perdonami, a Magliano Sabina, Magliano che è il mio paese di origine. Eh, eh, vedevo sempre mio padre che tornava piuttosto nervoso, arrabbiato, l'inconscio di un bambino è quello di vedere eh, la famiglia, il mondo, i genitori, no, sempre dalla parte del gioco. E mio padre mi diceva, figlio mio, quando crescerai ti renderai conto che cosa significa avere a che fare con la gente. Adesso gli direi pubblicamente, papà... Avevi ragione, <ride> e in però effetti ce... è molto difficile. E però, devi, e però ce lo devi spiegare anche perché questa tua venatura no, teatrale, nel senso della genuina comicità che contraddisteva i tuoi... Le tue performance teatrali, non sta venendo fuori? Eh? Sì, diciamo che in buona parte l'ho persa. Ad esempio, l'esperienza del teatro non l'ho più fatta, mm. e anche non mi sono più cimentato nell'imitazione, no? dando, dando a priorità a molte altre cose. Perché è difficile avere a che fare con la gente? Perché eh, detto da un sacerdote, così, no, a voler essere un tantino malizioso, io direi: Ma che succede in quella parrocchia? Allora, in linea di massima io eh, ho dato la vita per gli altri e quindi questa qua è la mia gioia. Poi ci sono gli episodi comici, tipo le telefonate alle sei e mezza al mattino per, per, dire, per dire al parroco. No, è non è un segreto confessionale, no? No, non c'è quello. Eh. Per, per dire al parroco mi fanno male le ginocchia, no? <ride> ecco. Allora dice Signora. Ma forse è il caso di chiamare l'ortopedico, non il parroco, perché qua non si fanno miracoli. <ride> è lei che risponde, che risponde? la signora? Eh sì, 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 certo, per forza. Quindi sapete, dalla mattina alle sei e mezza questo tipo di telefonate oppure parroco, ancora c'è la messa delle sette questa sera. Ma eh, signore, ma la messa delle sette alle sette, ecco, è diciamo che è una giornata essenzialmente trascorsa tra rispondere al telefono, aprire al citofono, eh, è bella, è simpatica, è comica, talvolta chiaramente e Il dover venire incontro sempre alle richieste del prossimo stanca un pochettino. Stanca. Sì, tu arrivi in Ilpinia sette anni fa, se ricordo sì. bene, giusto? Nel 2012. Sì, nel 2012. E, e che cosa accade? Perché arrivi da seminarista ancora all'epoca, sì. giusto? Sì. E mi racconti periodo... così brevemente no? la, 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 la tua vita professionale da seminarista a parroco di Santa Lucia di Serie. Poi 1600 abitanti, poi ci dovrai spiegare. Com'è che con 1600 anime soltanto, lasciami aggiungere, stai dalla mattina alla sera impegnato? E che miseria! Eh, pensa che sto eh. impegnato in una comunità non di 1600 ma di 1300, quindi sono 300 di meno e comunque ah, 1300 meno. sono. <ride> 1300 a Santa Lucia. E allora io studio, termino gli studi di teologia al baccalaureato all'Università Salesiana sotto il solarissimo sguardo di Don Bosco e tra i corridoi di quella università pontificia ho modo di incontrare diciamo una serie di, di incontri che mi portano alla conoscenza di Monsignor Marino. Dobbiamo sono... ricordarlo per i nostri telespettatori, Monsignor Francesco, Francesco Marino, che è stato Vescovo di Avellino prima dell'attuale Vescovo eh, Aiello. Sì. Eh, una serie di provvidenziali incontri mi portano alla conoscenza di Monsignor Marino. Come un signor Marino riesco ad aprire il mio cuore, mi descrivo insomma come un giovane eh, in ricerca, con le sue inquietudini. Lui capisce il bene che è in me e dopo una telefonata velocissima lui mi dice Luca domani vieni ad Avellino? Io non sapevo nemmeno dove stesse Avellino, anche se da seminarista una volta fui pellegrino a Montevergine. E così non era possibile domani, venni dopo domani ad Avellino e così ebbi l'impatto con la prima volta. Con questa città che mi sembrò sin dall'inizio molto accogliente, molto cordiale, e, e questo è stato diciamo, il, il primo salto che dalla, dalla Sabina ho fatto all'Irpinia. Devo dire la verità senza molto trauma, perché in effetti ho lasciato il verde eh, della vicina Umbria per trovarmi nel verde altrettanto bello dell'Irpinia, in qualche modo è come se mi sentissi a casa. Tu hai descritto gli Irpini in una maniera così quasi esaltata, cioè ti sono piaciuto, piaciuti subito gli irpini? Eh? Sì, no, no, in maniera molto esaltata, in maniera molto realista, perché forse lo sguardo di chi viene da fuori riesce a cogliere il positivo e il buono che c'è. A me piace descrivere questa gente di cui io, scusate, mi sento parte, cioè io vorrei dire, la, la, chiesa, la mia Chiesa Madre è la Chiesa irpina. Eh, il mio accento forse non si sente perché mi sforzo di parlare in italiano. Non è romano, è erpino, anch'io sono capace di dire aggioritto. <ride> è una gente, è gente dall'affettività carnale, dall'accoglienza vera, cosa che per una persona del centro Italia, immaginiamo del nord della, della nostra nazione, è un'umanità proprio distante da quello che è l'immaginario comune. Qua veramente ho trovato la maternità, la paternità. L'affetto che, che si rende concreto attraverso la. mi imprivo del mio per darlo a te, e io credo che non ci sia niente di più bello di questa solarità mm. e di questa affabilità che vi contraddistingue. Senti, sì, ce la facciamo questa settimana? Eh? Proprio in molto molto brevemente, no? mm. tu che non hai tempo, ed è vero, è vero mi sono informato, un po' di informazioni le ho prese, sei un sacerdote decisamente atipico, cioè uno che sta a lavorare in chiesa, non a pregare soltanto. Eh. Lunedì. I giovani di azione cattolica costruire già dal mattino la catechesi e l'attività sulla parola di Dio per poter dare a questa fascia di età che sono essenzialmente universitari. Oppure giovani che hanno finito la scuola superiore il diploma fino ai 30 anni, un'occasione per riflettere insieme eh, su alcuni temi molto importanti della, per la loro formazione, sempre a partire dalla parola di Dio. Questo è il mio lunedì. Senti, in questi lunedì, in questi tanti lunedì che tu dedichi ai giovani, se ho capito bene, si tratta di giovani sui 18, 19, 20 anni, insomma fino a 24, 25 anni. Fino immagino, ai 30 anni ai 30, a 30 anni. Ecco. Se dovessi... Così eh, non con gli occhi della fede ma con gli occhi di un sacerdote molto molto realista, no? per, dire, per usare una tua espressione. Come ce li racconti questi giovani? Che poi sono giovani irpini, sono giovani italiani, sono giovani del mondo. Cioè questa generazione eh, come la leggi? Quali sono le cose che maggiormente ti colpiscono di questa generazione? Dei giovani della mia parrocchia essenzialmente mi colpisce. Ancora la bontà del cuore, e, e questa è la prima cosa che voglio, che voglio sottolineare. Allo stesso tempo c'è da dire anche che li vedo, con occhi di padre, eh, come giovani mh, toccati dalla paura e dall'incertezza per il futuro. Ecco, questo credo che sia un po' la condizione giovanile, molto generale, generale, molto sì. generale. Ma immaginate che in un piccolo paese dell'entroterra dell Irpino, soprattutto la, la mancanza di lavoro eh, pone seriamente questi giovani ad interrogarsi sul futuro quasi con una certa perdita di speranza. Ecco, questo è l'aspetto su cui maggiormente si deve lavorare. Senti, si dice di questi giovani, di questa generazione, si dice che sia una generazione molto molto sfortunata, perché è una generazione che sta mh, crescendo tra un certo decadimento dei valori, di valori tradizionali, da una parte e da un'altra parte è stretta, ecco, in questa morsa decadimento dei valori da una parte e dall'altra parte c'è eh, la tecnologia, ecco, la modernità della tecnologia, che io esemplifico pensando così ai messaggi, ai messaggini, eccetera. Mm? Eh, questa drammaticità, perché è veramente un fatto drammatico, io lo noto più nell'adolescente piuttosto che nel giovane. O almeno ho la fortuna, ripeto, di avere a che fare con giovani di un paese sano, da radici culturali e comunitarie sane. Non mi sento di stigmatizzare questo aspetto per la fascia di età appunto dei giovani, ne parlavamo anche ieri, c'è chi fa volentieri a meno, ad esempio dell'utilizzo, non so, di, di, di Instagram da 24 ore su 24, ecco. Negli adolescenti questo invece sì, c'è proprio una specie di, di sindrome quasi di di dipendenza dai, da questi mezzi di comunicazione che in qualche modo li schiavizza e li penalizza dal punto di vista delle relazioni. Ecco perché per noi è importante, almeno con i giovani, tutti i lunedì, incontrarci guardandoci negli occhi e cercare di fare fraternità, che è un valore eh, ovviamente molto distante da quello che immaginate possa accadere in una società cosiddetta liquida. Cioè, incontrarsi nella cappellina, ad esempio, della mia casa canonica, fare un momento di preghiera molto semplice e una condivisione sulla parola di Dio guardandosi negli occhi. Eh, sembra niente, ma niente non è. Una, una brevissima digressione, no? Hai nominato la società liquida, Sigmund Bauman. Sì. Se, dovessi, se avessi <ride> potuto dare un consiglio a Bauman, che cosa gli, cioè, gli avresti fatto correggere della sua analisi, analisi straordinaria? Per quel che conosco Bauman non mi sarei permesso di, di fare diciamo, nessuna ah sì, correzione, diciamo gli che... avrei stretto la mano e gli avrei detto mm. grazie, sei un profeta dei tempi venturi, eh, ti prego cerca, di, di, come se cerca anche di dirci al di là del dato analistico quali possono essere le vie di uscita... Da una condizione così eh, sfortunata che ci spetta. Dacci, la speranza. Dacci Senti, la speranza. E il martedì, allora, il tuo martedì, no, parlavi degli adolescenti, cioè quel fenomeno tocca soprattutto gli adolescenti. E tu come ci ragioni? Il martedì è il giorno dedicato ai giovanissimi di Azione Cattolica, che sono quei ragazzi che invece. E fanno la scuola superiore, ecco dalla prima alla quinta scuola. Ah non sono gli adolescenti, avevo capito io male però... sono, sono pur sempre adolescenti, eh. oggi l'adolescenza, eh. il direttore arriva fino ai 40 anni quindi rendiamoci conto che pure un, un adulto può essere adolescente, <ride> nel senso buono e, Gli adolescenti giovanissimi sono quindi i protagonisti degli incontri del martedì il linguaggio chiaramente cambia e le sfide sono diverse. E questo volevo capire come cambia il linguaggio? Perché mentre con gli altri, con i diciottenni, i ventenni, fino a 30 trent'anni, no, eh, si può parlare in un certo modo. Con questi qua come, come, come cambia il linguaggio? Che fai? Che, che, che fai? Usi, Usi pure tu? Fai Whatsapp. Che, che combini? <ride> allora, cioè, sono molto WhatsApp curioso. È... Perché eh, in qualche senso ecco era questo il senso anche della domanda. No? In qualche senso ti sostituisci un po' anche all'assenza della famiglia oppure? Al tempo che la famiglia, per motivi di lavoro ed altri, non dedica a questi ragazzi? Ripeto la stessa cosa. Sono fortunato perché la comunità è sana e le famiglie sono ancora famiglie sane e unite. Però ho fatto scrivere in maniera molto grande, nella parete della eh, sala da pranzo di casa, questa frase molto bella: Siediti, è festa la tua vita in tavola. Forse vi sembrerà poco, poco adatto per mh, affrontare la crisi valoriale, ma io essenzialmente per loro cucino tutti i giorni, soprattutto il martedì, perché ritrovarsi insieme intorno ad una tavola eh, è pur sempre un modo, un escamotage, una strategia, ma è anche poi una scelta d'amore eh, fatta mh, per questi giovani che hanno bisogno di paternità, anche se questa. Generazione non è più forse la generazione che si chiamava generazione senza padri né maestri. Io non credo di avere la superbia di sostituirmi alla figura paterna, perché grazie a Dio la figura paterna ancora c'è in un piccolo contesto come Santa Lucia di Serino. Ma se c'è qualcosa che però nell'amore e nella fede voglio rivendicare, sì, anche io sono padre, e quindi come padre ci tengo che almeno qualche volta a settimana si possa mangiare con me. Senti, qui te la faccio la domandina un po' impertinente. Non è che stai lavorando per raggiungere un certo obiettivo, aspetta, non ti spaventa, attenzione, attenzione, attenzione. Eh, leggo ancora un passaggio di questa nota, una nota che io pubblicherò sul mio blog, o meglio, quando vedrete questa puntata di persone, l'avrete probabilmente già letta, perché proprio non ce la fa, devo pubblicarla. Allora, tu scrivi, guardando il panorama della Valle del Tevere, quindi parliamo di, eh, del tuo paese, eh, guardando il panorama della Valle del Tevere, ai piedi della Madonna delle Grazie che si venera nel mio paese, la mia vita cambia così, a partire da un fanciullesco desiderio, diventare santo. Eccolo qua, ecco. stai lavorando per diventare santo, come si lavora? No, questo, scherzo. questo certo, sì, veramente Chiaramente magari, scherzo, magari. però allora... tutta la... Eh, eh, Lascialo, lascialo dire a me perché magari tu non lo diresti, no? perché ripeto: mi sono informato, ti ho studiato, come dico io, ho provveduto a farti l'attacco la, eh, col contrasto, eccetera. E davvero di te parlano, non come un santo, non esageriamo, ma parlano come di, di un sacerdote davvero atipico, cioè uno che veramente dedica tutto se stesso al lavoro nella Chiesa, al lavoro di Chiesa. Con questo entusiasmo, con questa freschezza, anche grazie anche alla tua giovanissima età, davvero straordinaria. Ma tu non stai lavorando per diventare santo, però. Ma. Allora, io sin da piccolo, come hai appena letto, ho eh. sentito questo desiderio di farmi santo. Poi mi sono fatto prete eh. e sono due cose diverse. E eh, spiegaci la differenza: oh, se le cose... no, questa ce la devi <ride> spiegare per bene. Questa, questa. Cioè, Luca, ci devi spiegare la differenza tra. Fare il prete e fare il santo. Allora, partendo dalla considerazione che si può essere preti santi, e ce ne sono molti, eh, io da piccolo il desiderio che sentivo era quello, non so, di, di ricalcare le orme di questi personaggi che da piccoli, sai, ci, ci raccontano come che ne so, in Irpini immagino quale bambino non ha mai sentito parlare di San Gerardo Maiella, eh? questo bambinetto a cui obbediva anche l'acqua e il vento. Io ricordo che le monache redentoriste che stanno nel mio paese mi davano da leggere. Questo libro bello che si chiamava Sott'acqua e Sottovento e io vedevo questo ragazzino che riusciva a farsi santo eh, partecipando all'Eucaristia. Insomma, tra San Gerardo Maiella e il del Piero d'allora io mi sentivo più attratto chiaramente da, 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 questa, da questa specie di vita insomma, inusuale. Poi mi sono fatto prete, nel senso che ho pensato che la forma, la strada più adatta a me, aiutato chiaramente da altri sacerdoti, per raggiungere questa serenità, perché la santità è semplicemente la pienezza di vita, eh, non significa mh, portare l'aureola già avvitata sulle spalle in vita. Mh, avere una vita piena per me potesse significare il dedicarmi mh, completamente agli altri nel servizio a Dio, chiaramente nella Chiesa Cattolica. E così sono entrato in seminario. Ma come vi ho detto. Eh, non mi sono presentato in seminario a piacere, sono Luca, voglio farmi santo. Sono andato in seminario con le inquietudini di un giovane di, di 19 anni eh, che con i suoi problemi irrisolti, eh, con l'affettività da maturare. E credo che anche oggi st io stia alla ricerca della pienezza di vita. E quindi per riempire la mia vita, in qualche modo mi faccio riempire il tempo da quelle che secondo me sono le esigenze degli altri, ad esempio in maniera speciale dall'esigenza dei giovani perché in qualche modo sono figlio di Don Bosco. Quindi, siccome Don Bosco la santità la spiega in maniera molto spiccia, cioè eh, fare bene i propri doveri di studio, la preghiera e l'allegria. Se questo basta a diventare santo, insomma, ce la, ce la potrei fare io, ce la può fare il direttore, ce la potete fare voi che state ascoltando la nostra Luca, io non so, io non so anche perché ho tanti anni in più di te che cioè, non mi toccherà, vorrei poterti vedere santo. Non lo so che cosa accadrà, però mi sento di dire <ride> che sei certamente sulla strada, sei sulla strada buona. E purtroppo mi manca l'aureola, direttore. E beh, verrà, verrà anche quella. <ride> Senti, io non so se tutti interessi di politico o meno, ma non, non voglio manco saperlo, però però. Eh, una cosa devo chiedertela, no? eh, hai nominato tanti, eh, tanti sacerdoti, eh, almeno Berghe ce l'hai nominato, no? io te ne voglio nominare un altro però, sì. Don Luigi Sturzo, ma per farti una domanda di carattere, questa sì politica, anche se immagino che tu non faccia politica, non è, non è il tuo mestiere, oppure la fai eh, per diventare santo, magari. che è <ride> una politica è diversa. Senti, ai tuoi giovani... Ai tuoi giovani, agli adolescenti e anche quelli più grandicelli, no? Il popolarismo di Sturzo, come lo spiegheresti? In Noi abbiamo fatto l'anno scorso un cammino con i giovani di Azione Cattolica, non con gli adolescenti. Eh. Con i giovani abbiamo fatto un cammino durato più di un mese, giovani e politica. E ci siamo imbattuti non soltanto nella figura di Don Luigi Sturzo, ma soprattutto in una figura laica come adatta allo stile di Azione Cattolica che è quella di Bachelet che è stato anche oltretutto eh, il Presidente nazionale di Azione Cattolica. Posso dirvi eh, che queste figure sono eh, chiaramente ancora mh, figure forti mh, da un carisma che deve essere trasmesso ai giovani. D'altra parte vi posso dire che non occupandomi direttamente di politica così come si intende, purtroppo dalla parte dei giovani c'è una forma di disinteresse eh, ed è un dato allarmante. Significa che ad oggi non abbiamo educato i giovani, almeno i giovani cristiani, al senso evangelico dell'essere il sale della terra, perché questa è la politica, l'essere sale della terra e il lievito che fa fermentare la massa. Ne parlavo anche ieri con alcune delle persone della parrocchia che probabilmente eh, stanno, stanno preparando il tessuto politico, c'è un grande bisogno al ritorno di questi grandi personaggi, del resto solamente in un caso è successo che il parroco del paese... È sia anche il sindaco, stiamo parlando di <ride> Luigi Sturzo, certo. ma i tempi sono cambiati certo, senti, siamo proprio alle battute conclusive eh, Susanna tua sorella Susanna eh, non la conosciamo nessuno qui la conosce, ce la tratteggi con due parole e vorrei lo stesso quadretto così di tuo padre, di tuo padre eh, Luciano e di tua mamma Palmena di mamma e papà, immaginate la condizione in questo momento. Sono due persone che hanno una grande fede e con questa fede stanno cercando, posso dire di uscire perché non sarebbe umano, ma di dare un senso, una lettura di fede a tutto quello che è successo. Sono due genitori che piangono la morte di una figlia. Mia sorella Susanna è la prima eh, delle mie sorelle, è quella che sentiva forse la responsabilità di fare da vice mamma, anche se mia mamma faceva la, la casalinga, ha fatto la casalinga, quindi ha avuto la grazia. Di, di crescere i figli, di accudirmi, io non vedevo l'ora che si sposasse Susanna perché, <ride> perché io avevo l'esigenza di rubarle il letto dal momento che non avevo una cameretta da letto per me perché ero il terzo dei figli e poi perché di carattere è sempre stata particolarmente ansiosa. Eh. Ma è una mamma eccezionale e eh, sono grato anche della sua eh, presenza quasi assillante nella mia vita perché ad oggi, se io vado a casa, nelle rarissime volte che vado a casa, e dovessi uscire a piedi, mia sorella è eh, di, di quelle persone che ti direbbero fai attenzione quando attraversi la strada. Ma io ho 32 anni, Susanna, semmai <ride> guarderai questa intervista. Tuo fratello è diventato grande, no? Ecco. <ride> certo. Da papà invece ho, abbiamo ereditato tutti la passione per il viaggio. Vi dico questo. Guardando le immagini di Notre Dame che bruciava, io ho pianto perché Parigi è stata la meta eh, dove insieme a mamma, papà e alle mie due sorelle tutti gli anni trascorrevamo i più bei periodi dell'estate. Eh, non a caso mi sono descritto come l'uomo dell'orizzonte perché eh, questo è dato proprio dalla passione per il viaggio. Il nostro padre ci ha portati ovunque, ovunque, ed eravamo una di quelle famiglie fantastiche che partivano con i bagagli legati negli anni 90 sopra il cofano di una vecchia Peugeot per fare il giro dell'Europa. Questa è la mia famiglia, queste sono le mie radici e in qualche modo la ricerca di qualcosa che vada sempre oltre, chissà che non sia proprio data dal fatto che... Eh, come famiglia siamo sempre stati un po' pellegrini eh, sulle strade dell'Europa. Bene, eh, finisce qui la nostra intervista, anzi finisce con, eh, ecco mi piace leggere eh, alcune righe ancora della, della nota che mi hai eh, cortesemente inviato e che è la continuazione eh, dell'inizio di quello che ho letto all'inizio, cioè il eh, ricordo di, eh, di, quel, di quell'atto terroristico in cui eh, la sorella Simona, 33 anni, eh, con un bambino che doveva nascere, eh, è morta in quell'attentato terroristico a Dacca il 1 luglio del 2016. E, e tu continui, ed è con questo che vogliamo chiudere oggi. Immaginate un 33enne che nonostante tutto è rimasto serenamente prete è parroco di Santa Lucia di Serino e ha la fortuna di essere risarcito dalla tenerezza carnale dei suoi fedeli, per lo più contadini. Sembrava mettersi come un disastro, invece la mia vita è una Pasqua, è appunto un salto, quello del bambino che ero, che corre davanti a me a chiedermi se avessi ancora voglia di credere al sogno della santità, passando per la strada del dolore e del perdono. Voi cosa avreste fatto? Io ho accettato. E grazie ancora. Grazie, grazie ancora. Mi fermo qui. Non bisogna aggiungere altro. Grazie a voi, grazie ai nostri telespettatori e appuntamento con la prossima puntata di persone.